Sì, buongiorno, vorrei della ricchezza, ne avete? Della ricchezza, sì, ne abbiamo. Però devo avvisarla che è molto cara. E quanto cara? Moltissimo. Solo i ricchi se la possono permettere. Ah, ecco, ma allora magari invece di comprarla tutta insieme, potrei comprarne un po' alla volta. Così. Ma non funziona così. Non funziona così. Se lei ne compra un poca, diventa un poco ricco. Ma un poco ricco non le permette di comprarne dell'altra, capisce? Allora... devo trovare qualcosa per fare un po' di soldi. Sì, non capito. Ecco, non avrebbe mica magari del fiuto per gli affari? Sì. Allora mi dia il fiuto degli affari. È molto caro anche quello, però. Lei è furbo, però. No. Beh, ho solo il fiuto per gli affari. Che miseria. Io vorrei spendere poco, come... ho capito io, ma... posso venderle il fiuto per gli affari a poco prezzo? Altrimenti non avrei fiuto per gli affari. Ma se io riuscissi ad avere un po' di fiuto per gli affari, riuscirei a fare un po' di soldi, ce l'avrei io, non ce l'avrebbe più lei. Sì, ma se l'avesse lei e non io, come potrei venderglielo? Questa ragione, come faccio? Ecco, potrei... Vediamo. Ah, ecco, della fortuna, non avrebbe mica della fortuna al gioco? Che tipo? Gioco. Che tipo di gioco? Win Life, poi c'è la lotteria di Capodanno, il Super Enalotto, una bella botta. È carissima. Senta, ma perché non comincia con un po' di fortuna alle carte di briscola, al 3-7, pari e dispari, testa croce? Ma non ho mai conosciuto nessuno che è diventato ricco con quelle cose lì, quel modo lì, dai. Allora, senta, sa come si dice? A cavallo donato, mezzo salvato. Mi vuoi regalare un cavallo, dai! No, ma scherzo! Io non le regalo niente, è solo un modo di dire. Si ricordi che avevo il fiuto per gli affari? Se ne riuscissi ad avere un pochino anch'io... Ma senta, lei vuole diventare ricco senza prima avere tanti soldi? Che miseria. No, guardi che se io avessi tanti soldi non mi interesserebbe diventare ricco. Ma cosa? Ma non c'è... Ma lei non diventerà mai ricco se ragiona così. Ma come? Sono quelli che hanno già tanti soldi che diventano ricchi, non lo sa. Lei mi sembra un tantino confuso. Vuole che ci pensi io? Aspetti qui che mi è venuta un'idea. Allora io le do della faccia tosta, della prevaricazione. Vuole anche della mancanza di scrupoli? Un attimo che controllo. Sì, non ce l'ho. Questi sottolineati cosa sarebbero? Questi sono quelli che vanno le giacenze. Buongiorno, vediamo dopo. Tocca a me? Grazie. Perché? Prego. Mi dica. A me servirebbero proprio... C'è il distributore in ingresso. Sì, che col distributore ha un brutto rapporto, non mica me li può dare lei che... Lo so, ma possiamo darli, venderli solo attraverso il distributore. Solo attraverso il distributore? Non me li può dare lei? No! Ma io il distributore... Siamo monitorati dal Ministero dell'Interno. La vendita dei profilattici è regolata e monitorata direttamente dal Ministero dell'Interno. Porca miseria, ma noi... Noi non possiamo... Ma sotto me... Non ne ho! Io, non ne ho. Il problema è che... Protezione Civile, Ministero dell'Interno, regolano tutta la vendita dei profilattici. Non posso dire niente. Si usa con la tessera sanitaria, Sempre con la tessera... Allora...
È ancora lei, Besa? Sì. Quanti ne vuole oggi? Il solito. Ma cosa ci fa con tutti questi preservativi? Mi va a puttane tutte le sere? Non puoi abbassare un po' il volume del coso lì che... Oppure stasera botta di vita e mi va a trans? Cosa dici? Sono per la mia ragazza, No. E la sua ragazza li usa come cuffie in piscina? Mi dia la roba che... Ho già anche messo i soldi, dai, su. Mi dia la roba, dai. Lei ha sempre qualcosa da mettere, vero? Oh, mi dia quello che ho chiesto, forza! Non mi ha detto come lo vuole? Ma possibilmente nuovo, grazie. Ok, nuovo. E a che gusto? Vabbè, ma mica me lo devo mangiare. Cosa me ne frega dai. Ok, facciamo banana. Psicologicamente aiuta. Ci si immedesima con il frutto e ci si sforza per ricrearne l'immagine. Allora, già che c'è, perché non mi dà anche una pelliccia da gorilla che gliela metto sulla mia ragazza, che così, eh? Ah, le piacciono questi giochetti erotici? Non posso aiutarla, però può consigliare alla sua ragazza di non depilarsi per qualche giorno. Per piacere, me li dà sti preservativi, sì o no? Ha qualche preferenza per il colore? No, li uso al buio. Che me ne frega del colore? Li vuole fosforescenti? Così almeno se lo trova. Allora, normali, li voglio normali, come quelli di ieri sera andavano bene. Ecco, come? Se andavano bene, perché non li ha tenuti? Ma come non li ho tenuti? Li ho usati, se no mica tornavo qui, dai, eh? Non li avrà usati tutti? Gliene ho dati 12. Oh, a dire la verità, sì, cioè... Gli ho messi uno sopra l'altro. Allora sa cosa, Besa? Gliene do uno che sta su da solo, così per una volta mi fa bella figura. Sì, dai, che così risparmio i soldi del Viagra. Tante volte mi dico che le cose sono più facili di quello che sembrano. Ah, beh, certo. Bisogna accontentarsi. Sì, bisogna. Gente, la gente non si accontenta. Cosa vuoi? Io quando ho una bella moglie, una casetta, ma una villa, una casa comoda, insomma. Ma ti sembra di... No? Un po' di soldi sufficienti, avere un po' di agi, un po' di ferie, lavoro da grattarsi le balle dalla mattina alla sera. Allora, dai, ferie, ti sembra vacanza, di chiedere vacanza. Che... quando fai vacanza... due volte al mese è sufficiente. Sì, insomma, sì, non è così. Cosa vuoi di più della vita? Al ristorante. Ah, mangiare, bere. Una bella macchina, due o tre macchine. Cosa vai? La salute è una bestia di 30 centimetri di animale incazzato. Che lavora bene. Sempre pronto. Cosa vuoi di più della vita? Cosa vuoi di più? Non mica tanto. Accontentarsi. Bravo. Accontentarsi. Manca. Non c'è questo spirito. Non c'è. Eccolo qua. Allora dimmi, Mo, cosa bisogna fare? Di... Per le due righe di Giovanni? Di Giovanni. Scrivere di Giovanni. Allora, mi ha detto proprio Giovanni, lui in persona, mi ha detto che bisogna aprire il programma dimmi, di scrittura. Dimmi cosa devo fare. Vai sulla cartella programmi. Cosa? Già aprire la cartella programmi, c'è un programma, guarda, eccolo là, ecco, adesso Word, programma di scrittura, il computer parallelo, sei collegato con tutto il mondo col computer, non sei mai solo, guarda, che programma di scrittura Word, ecco, Word. Guarda che già trovare Word l'abbiamo trovato, una parola, guarda che affari, che longa qua la menestra, e dopo? Dopo, allora, documento nuovo documento. Quel vecchio, quello di Giovanni. Giovanni. È un mese che dobbiamo scrivere, non è mica nuovo. Giovanni. Giovanni, sì. Nuovo documento. E avanti. Allora, Giovanni, nominiamo il documento Giovanni. Che... Ma facciamo confusione. Giovanni documento. Dai, non tappa. Allora andiamo avanti. Allora, adesso... Carattere. Allora, il carattere. Bonaccione. Giovanni è un bonaccione. È un allegrotto, dai, allegrotto, non è un bonaccione. Allegro, sì. Insomma, anche se
Ti sa che Allegro? Che Gavignù a meno la sorella poco tempo sì, fa. Sì, sì, ma lui Allegro, Poco Allegro. Brava. Dimensione del corpo. Dimensione, Lidia, la dimensione del corpo. Ma che fai? Quanto? Ma ricordo che quella che la sentiva, no? Miso quella di Giacinto, ma quella di Giovanni. Ma che discorsiello qua? Sovra, dai, dimmi. Ma allora, non mi ricordo, già tanti anni fa, dai, mo. Sarà così? Sì. Quanto dimensione del corpo? Sì, così? Sì. No, così, alto così. Sentato, alto così. Bene. Cosa scrivo? Così? Scrivi così. Ecco. Così. Dopo. Cento. Ecco. Stile. Stile. Elegante. No, sempre elegante. Elegante. Poco elegante. Poco, beh, sì, trasandato. Poco elegante. Stile trasandato, poco elegante, va bene. Sì, allora, qua. Grassetto. Grassetto, meglio. Grassetto. Una volta. Una volta c'era grassetto. Smagritto. Adesso vediamo con quella... così. Smagritto. Colore. Bianco sporco. Sporco, olivato. Bianco, leggero, giallo ormai. Giallo. E col reno, non ho il problema reno, giallo. Giallo. Lei ha tanto la tua giacchetta, poco, giallo. Poco giallo. Sbiadito. Eccolo là. Rientro. Le nove. Vado a giocare a bocce e vieni a casa a mezzanotte. Massimo una. Massimo una. Prova a domandarle. Tanto sei qua, è inutile mandarle. Dighi, non scrivere sappiamo. Una roba sbagliata se sei qua. Non sappiamo cosa scrivere. Domande che? Ecco, che domandiamo allora. Giovanni, a che ora che sei via?